Ciao, sono Marco. Oggi voglio parlare della funzione SQR che serve a vedere la radice quadrata. Io non sono molto ferrato in matematica, in radici quadrate, eccetera, però ti voglio far vedere che c'è anche questa funzione nel Commodore 64. Basta fare SQR. E poi per vedere qualsiasi moltiplicare qualsiasi radice quadrata, il numero, non so se vogliamo sapere la radice quadrata di 2, vediamo tra parentesi 2 e quindi sapremo la radice quadrata di 2, quindi non so, mettiamo la lettera A uguale SQR aperta parentesi 2, chiusa parentesi, e quindi scriveremo print a, in questo caso sarebbe 2, e quindi appunto vedremo il computer ci dirà la radice quadrata di 2, oppure per esempio print sqr 2, stampa la radice quadrata di 2 e quindi sapremo la radice quadrata di 2. E poi vorrei fare ancora un ripasso sulla funzione for next che abbiamo già parlato. For next serve appunto a far ripetere molte cose una volta, serve in molte cose su molti programmi e vi faccio qua anche due esempi. Per esempio, se noi vogliamo sapere la radice quadrata di un numero, bisogna ogni volta scrivere print sqr sbarra 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Se invece vogliamo, c'è un modo più comodo, per esempio, se vogliamo sapere la radice quadrata dall'1 fino al 10 in una volta sola, allora possiamo servirci delle funzioni for next. E quindi magari scrivere 10 for a uguale 1 to 10, poi 20 print a virgola sqr punto a, quindi il valore di a è da 1 a 10. Stampa a virgola la radice quadrata dall'1 fino al 10 e quindi poi 30. Naturalmente bisogna mettere next a perché queste due funzioni vanno sempre messe assieme. Se non c'è questa funzione, non farà. Quindi next a ripeti la cosa 10 volte. Quindi se metto run. Vedete, il computer ci darà la radice quadrata che va dall'1 fino al 10. Questo è un modo più sbrigativo per vedere in una sola volta la radice quadrata fino al 10. Poi for next può essere anche usato come cicli di tempo. Se per esempio io faccio questo programma for a uguale 1 to 1000, 20 next a, e metto il programma, il computer vedremo che la scritta array ci metterà qualche secondo per venire fuori e non verrà subito perché c'ha dei cicli di tempo, no? Conterà fino da 1 a 1000. State a vedere. Ecco, vedete, e ci ha messo 3 secondi. Se io metto 10.000, per esempio, 1 to 10.000, ci metterà più o meno 30 secondi. Vedete? Vedete? Ci ha messo almeno 30 secondi per venire alla scritta array.
Ok, con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!